la guerra è qualche cosa che non si dimentica più ed è il segno del male in assoluto. Quello che mi spaventa oggi è il fatto di sentire delle grida di guerra dalla parte dei governanti, dei neoliberali, che quando non riescono così a sviluppare il loro programma sentono il disastro venire. La situazione oggi è questa. Il neoliberalismo sta fallendo e a questo fallimento bisogna che troviamo la forza per resistere e per opporre delle nuove esperienze, delle nuove capacità di sviluppo, delle nuove capacità di mobilitazione. Perché la lotta di classe è la nostra vita. La lotta di classe è sempre stata la nostra vita, cioè noi abbiamo scoperto quando eravamo piccoli, attraverso la guerra, attraverso la ricostruzione, cioè attraverso la guerra, attraverso la resistenza antifascista, che è stata massiccia, larga, nella zona del nord Italia dove io ho vissuto, dove appunto l'uomo di mia sorella è stato un resistente importante. Ecco. E io ho imparato da queste cose, da questa realtà, a uscire dalla solitudine, da quella solitudine a cui i lutti familiari della guerra mi avevano costretto. Non si ha bisogno di eroi, né di avanguardie, né di leader. La leadership nasce all'interno del movimento. Una tesi che sostengo, che sosteniamo io e Michael nell'ultimo libro in particolare, è che appunto la strategia nasce sempre dai movimenti. Poi se ci sono delle emergenze tattiche possono essere anche delegate a dei compagni singoli, ma la strategia è sempre, la facciamo sempre insieme, soprattutto oggi, perché il modo di produzione si è modificato. Il fascismo è la faccia feroce, distruttiva, per certi versi, del dominio capitalista. E lo è su un piano non semplicemente produttivo, ma lo è su tutte le forme della vita. Oggi il fascismo è, se ci fosse un fascismo oggi, come sembra stia nascendo qua e là, a gracchie ma grandi macchie, questo fascismo è un fascismo che nega il livello veramente di civiltà elementare a cui noi siamo arrivati. Quindi il fascismo è qualcosa che va combattuto con tutta la forza. E oggi che cosa mi ricorda il fascismo? Io ero bambino sotto il fascismo. Per me il fascismo mi ricorda le bombe degli alleati. Il fascismo in Spagna mi ricorda, quando l'ho vissuto da vicino, il fatto che appena si faceva una frase in una locanda, in un luogo pubblico, si faceva una frase un po' provocatoria, no? Ricordando o le brigate internazionali o così. L'orca. Appunto i grandi poeti e così che conoscevamo tutti fuori dalla Spagna, ecco, immediatamente tutto taceva attorno a noi. E oggi questo fascismo diventa ancora peggio, perché forse credo uno degli aspetti più brutali del nuovo fascismo è quello della lotta contro le conquiste femminili di libertà. Oggi non possiamo più continuare a muoverci sulla base di una critica che non sia colorata, caricata dei sapori della vita. Ecco, noi dobbiamo riuscire oggi a ricongiungere
l'utopia di una vita liberata all'analisi e alla critica dei mezzi di produzione. Oggi abbiamo dei rapporti di partecipazione che sono a un livello incredibile. La costruzione di algoritmi non è meccanica, è tutta, viene tutta dai cervelli delle persone. La cooperazione dentro i sistemi attuali, i più alti sistemi attuali produttivi, è una cooperazione puramente intellettuale, puramente cognitiva. Su questo livello si possono fare infinite cose. Il problema è un altro, il problema è sapere che cosa vogliamo fare. Ora evidentemente, certo, dobbiamo appropriarci di tutto questo, ma appropriarci di tutto questo significa anche ribaltarne il senso. Ribaltarne il senso vuol dire cercare la libertà, cercare che questa possibilità di produzione liberi l'uomo dalle miserie del lavoro.